Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete detto dal titolo, andremo a giocare con il nuovo Impulsi dello Standardo di Ferro, Artiglio del Lupo. Impulsi molto particolari che devo dire ho droppato anche con dei buoni perk, ovvero telemetro e cercateste. Quindi adesso andiamo subito a vederli e vi spiego un attimo che tipo di arma è. Abbiamo un telaio rapido, quindi una riserva di munizioni più capiente si ricarica più rapidamente quando il caricatore è vuoto. Due tipi di canne, canna scanalata, una canna ultraleggera che aumenta notevolmente la maneggevolezza e leggermente la stabilità, e calibro pieno, una canna ottimizzata per la distanza che aumenta notevolmente la gittata ma riduce di molto la stabilità e la maneggevolezza. Preferisco ovviamente canna scanalata perché ragazzi, come vi ho detto, il rapporto gittata stabilità ci deve essere, e poi il rincuore di quest'arma è anche molto particolare, quindi non avrebbe senso alzare così tanto la gittata a discapito della stabilità. Due tipi di caricatore, quindi caricatore aggiuntivo. Il caricatore di quest'arma è progettato per una capacità maggiore, aumenta quindi il caricatore e proiettili rimbalzanti. I proiettili rimbalzano sulle superfici dure aumentando la stabilità e leggermente la gittata. Meglio mettere proiettili rimbalzanti perché alla fine per quanti sono 3 colpi in più, quindi una raffica, preferisco avere agilità e stabilità migliorate. Cercateste, quindi i colpi al corpo di quest'arma aumentano leggermente i danni di precisione per breve tempo. E telemetro, mirare con quest'arma ne aumenta la gittata effettiva e l'ingrandimento dello zoom, aumenta la velocità dei proiettili quando si mira con lanciarazzi e lanciagranate. Inutile sugli impulsi, visto che non è né lanciarazzi né lanciagranate. Perché devo dire utili, e adesso andiamo subitamente a vedere in partita per quale motivo. Ok, valle infinita. Allora, innanzitutto premetto un paio di cose. Ho scelto di fare il video su quest'arma per prima, non per un motivo particolare, ma semplicemente perché le ho droppate praticamente tutte e questa è la prima che ho utilizzato fondamentalmente. Seconda cosa, non me la ricordo, quindi al massimo ve la dirò più avanti nel video. Dicevo, l'arma, come vedete, ha un rinculo molto particolare perché è un impulsi, ma ha un rinculo che va tutto storto. Dicevo, ho un rinculo che va tutto storto perché se vedete il rinculo non va verso l'alto, ma va un po' verso sinistra. Ah, ecco, la seconda cosa che permette è che non sto facendo standardo di ferro perché, considerando che ci sono i vantaggi di livello, ho preferito fare una partita in crociera normale in modo da far vedere l'arma in modo più pulito, diciamo. Tanto questi non mi hanno visto minimamente, invece sì, mi ha sgamato tantissimo. Ok. L'Hipfire non è che mi piaccia parecchio, eh? No, 3, vabbè. L'Hipfire, dicevo, non è che mi piaccia parecchio. Considerando che ha una stabilità un po' particolare, è difficile mettere colpi precisi in Hipfire. Invece, ragazzi, i perk con cui l'ho droppato penso possano essere i migliori che avrei potuto trovare. Perché telemetro ci sta tantissimo, considerando che. Non ho mica visto questo. Considerando, dicevo, che la gittata di quest'arma non è molto alta e potremmo aumentarla e quindi renderla come in realtà è quando miriamo, quindi quando la usiamo sempre essenzialmente. Fuggi. Con il perk, che però andrebbe a levarci di molto la stabilità. E quindi se ce n'ho uno e sono ovunque. Ciao, io fugo. Ok, non sto giocando male, strano, perché all'inizio ho fatto una partita e non. Cioè, ho fatto un paio di partite e non è che mi fosse piaciuta particolarmente l'arma. Invece devo dire, cioè, in realtà devo essere sincero, mi è piaciuta ma non sono riuscito a farci un buon punteggio. Non so per quale motivo è successa sta cosa, sì, però qua ci sono 84 persone. Devo sceglierne una e sparargli. Il danno comunque lo fa, fa 24 in testa con il cercateste attivo. Dicevo, fa 24 in testa con il cercateste, quindi molto molto buono. E la gittata del telemetro si vede parecchio che viene aumentata. Sinceramente preferisco, non mi ricordo, non, sono sincero, non mi ricordo se telemetro aumentasse lo zoom del mirino anche su Destiny 1. Però preferisco che non lo faccia perché. Secondo me è sempre molto comodo, molto più comodo avere il mirino che zoomi di meno. Per quanto riguarda la stabilità, invece, si riesce alla fine a controllare abbastanza bene, il rinculo. Si riescono a mettere abbastanza colpi in testa. L'unica cosa un po' difficile, diciamo, l'agganciare al nemico. Nel senso che se non lo agganciamo, se smiriamo, è abbastanza difficile recuperare. Ecco, da queste distanze, per esempio, teoricamente non ci dovrebbe arrivare i proiettili. Invece, riesce a fare anche delle buone cose. Quindi telemetro è un perk che sicuramente è molto molto utile. E il fatto che l'abbiano messo anche su armi che non sono pompa o lanciagranate, insomma,
armi un po' particolari, che hanno una vita leggermente bassa. Mi piace parecchio. Se avete droppato, ragazzi, anche voi quest'arma, ditemi con quali perk, così ci confrontiamo un attimo, capiamo quali sono i migliori, quale può essere addirittura il god roll di quest'arma, che secondo me, per quella che ho droppato io, l'ho droppata una volta sola, è vero, e l'ho provato solamente con questi perk, però mi piace veramente tanto così e potrebbe diventare il mio god roll. No, no, è un one shot, dategli fuoco. Ok, questo se lo facevo volevo i soldissimi. Cioè, controllato un anonimo da questa distanza. E si riescono a fare colpi precisi veramente a qualunque distanza. Ecco, magari a questa distanza andiamo anche di fire, perché sembra un po' troppo, mo, esagerato. Dicevo, si riescono a fare colpi precisi da distanze anche molto corte, in realtà. Tipo, t'ho visto, sta. Smartella, no. La velocità di ricarica invece è veramente lentissima. Se non abbiamo il caricatore vuoto, è veramente difficile ricaricare velocemente, magari in situazioni anche estreme. Però, cioè, ragazzi, telemetro è bellissimo. Telemetro penso sia il perk migliore che avessi potuto droppare su quest'arma. Sono in serie da 10, ok. Mi ha un po' sorpreso sta partita, perché come ho detto, la partita di prima non ho giocato chissà quanto bene, eh. Eppure l'arma, come ho già detto, mi piace. È una buona arma, secondo me. È un'arma particolare, il che, come sapete, mi piace. È una cosa che va a suo favore, sotto il mio punto di vista. Siamo saliti di livello. Perché veramente il rinculo, non vi saprei dire per quale motivo, ma il rinculo è veramente facile da controllare. Essendo comunque un rinculo alto, si riesce a controllare abbastanza bene, si riescono a fare cose anche in cui la stabilità ha un ruolo importante. C'è uno dietro, c'è uno davanti, c'è uno ovunque. Il problema è quando in queste situazioni dobbiamo ricaricare. Che so, abbiamo magari metà caricatore, sappiamo che non ci basterà, dobbiamo ricaricare. E lì diventa un problema, perché la velocità di ricarica è molto molto bassa. Comunque abbiamo vinto, non ho giocato nemmeno malissimo. Adesso andiamo subito a vedere. Ho fatto 36 kill e 5-14, decisamente non male. Però sinceramente in questa partita ho visto anche pochi pompa, quindi devo anche dire questo. Comunque l'arma mi piace. Adesso andiamo subito a vedere la seconda partita e vi faccio vedere che le armi veramente le ho droppate tutte. Ho la ricognizione, il cecchino, la mitraglietta che sta nel deposito perché qui sono pieno, gli impulsi, il lanciaradici e il lanciagranate. Quindi in questo periodo aspettatevi tanti video sullo standard. E tra l'altro mi manca anche poco per il set, cioè ho già due pezzi. Vediamo di cercare di spingere l'arma al massimo in questi spazi molto lunghi, Vediamo fino a quanto telemetro ci fa salire la gettata. Ma veramente, ma no, raga. Che significa? Ma che abbiamo fatto? Che distanza era quella? Era una distanza da mida, non lo so. E tra l'altro il fatto che, ragazzi, abbia circa teste compensa di molto il fatto che... Sì, vabbè, ciao. No, invece sì, da questa distanza riesco a fare danno in testa normale. No, vabbè, sono scioccato. Dicevo, circa teste ci no, vabbè. Ci compensa questa stabilità un po' ballerina. Ma che cos'è? Ma che cos'è? No, ragazzi, ho trovato l'arma devastante. Dicevo, ci compensa questa stabilità un po' ballerina. Perché, appunto, non riuscendo a mettere tutti i colpi in testa, perché sarebbe impossibile con questo rinculo, riusciamo comunque a... Big Daddy, pile botte. Ok, no, questa è la gettata massima. E invece io muoio. Riusciamo comunque a... Non riusciamo a prendere in testa con tutti i colpi, dicevo, perché sarebbe stato impossibile. Però riusciamo a recuperare, perché ci aumenta il danno se prendiamo al corpo. Quindi considerate che è una scarica da 3 colpi, penso. Sì, da 3 colpi con tutti gli impulsi, ovviamente. E magari, che ne so, 2 ci vanno al corpo. C'è troppa gente. Comunque il terzo fa 24. Certo, no, forse 2 al corpo sono un po' troppi. Uno ci va al corpo e riusciamo a recuperare. Questi li vedo molto propensi al team shot. Però lui non può niente contro il mio telemetro. Ragazzi, ma che cos'è? Aiuto. No, vabbè, è spettacolare. È spettacolare, è bellissimo. Qui lo dico e non lo negherò mai. Mai, non so come l'ho detto, mai. Questa, ragazzi, è l'arma god roll. Cioè, questi sono i god roll. Io non so cos'altro dirvi. Però qua mi sono confuso un attimo.
la rimozione del God Roll. Questi sono i God Roll, non c'è niente da dire, non c'è da... No! È caduto, se no io facevo malissimo col martellino. Se non andava a sbattere col muro e cadeva, ma... Comunque ragazzi, l'arma è qualcosa di devastante, cioè io... Non lo so, mi piace tantissimo. È vero, i perk fanno un lavoro enorme. Ve lo dico perché sentendo le opinioni di altra gente che... Ho visto un razzo arrivare. Sentendo le opinioni di altra gente che era droppata, i perk fanno veramente un lavoro gigantesco. Cioè non sarebbe un'arma così devastante se non avessi questi perk. Ecco, l'unica pecca, se proprio devo trovare una pecca, è la velocità di ricarica. Che... ecco, forse è questa l'unica pecca. Perché dà abbastanza fastidio quando bisogna ricaricare velocemente. Perché alla fine, quando abbiamo il caricatore vuoto, la velocità di ricarica viene compensata dal perk, che appunto dal telaio, che aumenta la velocità di ricarica quando il caricatore è vuoto e ricarica abbastanza velocemente. Quando invece il caricatore è a metà... 33 kill, 3 di rateo, vabbè. Poco peggio di prima, però un'ottima partita comunque. Dicevo, quando il caricatore invece è a metà, è un po' lenta la ricarica, proprio è l'unica pecca. Quindi ragazzi, questa era un'arma veramente spettacolare. L'artiglio del lupo mi sembra si chiami, già mi sono dimenticato il nome, ma è veramente qualcosa di spettacolare. Artigli del lupo. Io vi auguro di dropparla con questi due perk, cerca teste e telemetro, perché veramente fanno una combo allucinante. Quindi ragazzi, direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete tutti quelli che conoscete, che non conoscete, che c'è la bellissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! Io sono Gaul, e la tua luce è mia.